Oggi si debba parlare di questi, oltre che reati, di queste violenze, però evidentemente è necessario e siamo ben contenti come comune capofila del poter coordinare questi eventi. Devo dire che personalmente ho fatto poco, molto poco dal punto di vista pratico ed è stata il vice sindaco nel connettersi in rete appunto con voi, nel condividere quelli che sono questi sforzi per far sì che il tema venga riproposto con forza, nell'obiettivo di sensibilizzare innanzitutto contro la violenza in generale e poi contro questa odiosa violenza di genere che è veramente anacronistica e non può più essere presente nella nostra vita. Di conseguenza speriamo, di certo non sarà risolutivo quest'anno, però di certo è uno sforzo comune per far sì che si possa veramente raggiungere l'obiettivo di sensibilizzare e di far sì che finalmente le nostre cronache e le nostre donne non debbano più subire quello che viene puntualmente riportato. Abbiamo qui le nostre valorose forze dell'ordine impegnate in prima fila assieme agli enti pubblici, a tutte le personalità del terzo settore e giuridiche che aiutano a raggiungere questo obiettivo. Come dicevo, personalmente, lo ammetto per la seconda volta, ho fatto poco, grazie a Dio la delega l'ho conferita all'assessore Roberto, che è instancabile come su tutto il tema sociale, anche quest'anno ha cercato di dare il meglio di sé. Quindi passo la parola a Nicoletta in maniera tale che si possa iniziare a parlare nello specifico. Io vi ringrazio per essere presenti, per noi è un obiettivo importante e senza di voi evidentemente non avremmo fatto nulla. Quindi, anche in questo caso, grazie davvero e insieme questo obiettivo è da raggiungere. Obiettivo proibitivo, è un cambio di mentalità, è un cambio di prospettiva, ma si può fare ed è per questo che siamo qua, quindi grazie davvero. Grazie Sindaco. Allora, prima di entrare nel vivo degli eventi, io ci tengo a sottolineare questo, cioè la rete dell'antiviolenza, importantissimo, fondamentale, dove sì, il Comune di Como è il capofila, ma come vedete accanto al Comune ci sono tantissimi enti qui rappresentati e davvero io ci tengo a sottolineare. Intanto il ringraziamento va a tutti quelli presenti oggi. Nell'ordine sono Telefono Donna, SST Lariana, i Carabinieri, la Questura di Como, l'Ordine dei Medici, la Consigliera di Parità, familiarmente noi, le une e le altre, il COF, Soroptimist e Casa della Giovane di Pontechiasso. Questa mia introduzione è perché voglio far presente a tutti che esiste a Como questa rete e tutti lo devono sapere e in primis io come rappresentante dell'amministrazione voglio far conoscere il lavoro instancabile che ogni giorno e quotidianamente fa questa rete, soprattutto appunto per le donne vittime di violenza. Quindi c'è una rete. Poi ci sono anche altri enti che fanno parte ovviamente di questa rete che lavorano e cooperano tutti insieme. Detto ciò, vado più nel dettaglio delle varie iniziative. Diciamo, non è solo il 25 novembre, ma sarà una settimana e poi attraverso il percorso che è stato pensato per i ragazzi, perché noi dobbiamo ricordarci e anche dire a gran voce che non è solo il 25 novembre dove si devono ricordare le vittime di violenza, ma tutto l'anno e soprattutto anche cercare di cambiare un linguaggio, perché passa proprio da lì la violenza di genere. Detto ciò, infatti, come qua ci tengo e ringrazio il tavolo formazione che ha elaborato una proposta per venerdì 22 novembre alle ore 9:30 al Cinema Astra con una proiezione
del film La vita che verrà, e poi ci sarà un breve un dibattito per appunto far ragionare e riflettere i ragazzi che parteciperanno a questo momento su questa tematica, che ovviamente è sempre La vita che verrà è un capolavoro del genere. Sì, è proprio un film che sottolinea appunto la tematica della violenza, della violenza di genere. Quindi dopo ci sarà questo dibattito a cura delle forze dell'ordine, del telefono donna e anche un rappresentante del mondo sindacale. Quindi dopodiché questo percorso ha inizio il 22, ma abbiamo pensato anche altre attività e soprattutto anche una parte di percorsi formativi all'interno delle scuole, proprio per non stigmatizzare solo in quel giorno, solo in quella data, la riflessione su questo tema. Quindi andremo poi all'interno delle scuole con, grazie anche qui, le forze dell'ordine che faranno un incontro, e con appunto psicologi, psicoterapisti che si occupano della violenza di genere. Poi avremo anche un momento diciamo per i ragazzi legato alla comunicazione, perché dobbiamo far capire ai ragazzi quanto sia importante comunicare, come si comunica, a cura della società cooperativa Dreamers che ha collaborato con noi. Dopodiché avremo anche il piacere, grazie alla collaborazione con ASST L'Ariana, di ospitare nel mese di febbraio e di marzo il labirinto della violenza. È un percorso molto molto impattante e siamo certi che sicuramente per i ragazzi che lo visiteranno rimarrà molto impresso tutto questo labirinto, ma ovviamente sarà aperto anche alla cittadinanza e sarà presso San Pietro in Atrio, quindi in centro, in una posizione centrale dove veramente la nostra idea è far arrivare il messaggio a più persone possibili, quindi non solo ai ragazzi ma alla cittadinanza. Quindi ovviamente ringrazio SST, quindi questo a testimonianza del fatto che si è una rete, abbiamo fatto un lavoro insieme. Dopodiché all'interno di questa settimana ci sono i vari eventi anche organizzati dai vari enti che compongono la rete.